Hanno rischiato la vita e dopo 6 giorni di navigazione sull'Ocean Viking è arrivato per loro il porto sicuro, quello di Ortona. I 128 profughi sono arrivati intorno all'una, stremati, infreddoliti, ma con la speranza nel cuore. Tra i salvataggi fatti in questo viaggio dalla nave dell'ONG SOS Mediterranee, l'ultimo al largo della Libia dopo un Mayday fatto da una barca in legno. Ad Ortona si è messa subito in moto la macchina dell'accoglienza con tutte le operazioni coordinate dalla prefettura. Difficoltose a causa del forte vento le operazioni di attracco. I primi a salire sulla nave sono stati i medici e gli operatori sanitari dell'USMAF per i primi controlli al fine di constatare le condizioni di salute dei profughi. Per alcuni la ONG aveva segnalato ustioni e sintomi di intossicazioni. Sentiamo il viceprefetto Gianluca Braga. Sebbene appunto arrivati al 6° evento qui al porto di Ortona di sbarchi di navi di ONG, tuttavia la macchina, pur essendo ben rodata a questo punto, abbiamo voluto apportare un miglioramento ulteriore dal punto di vista logistico, per cui da questa volta attiviamo un nuovo centro di prima assistenza, soprattutto dal punto di vista sanitario, e di disbrigo di tutte le pratiche post sbarco a livello amministrativo e di polizia. È un'area messa a disposizione dal comune di Ortona, dove abbiamo predisposto una struttura di tipo permanente attraverso la quale contiamo di riuscire a svolgere in maniera molto più fluida ed efficiente, ancora di più rispetto alle precedenti occasioni, tutte le operazioni post sbarco. Quanti sono e di quale nazionalità? In questa occasione i migranti sono 128 a bordo dell'Ocean Viking, di questi 10 sono minori non accompagnati. Il grosso delle nazionalità è costituito in primis da siriani, sono 78, e poi un gruppo cospicuo di cittadini del Bangladesh, e per il resto nazionalità africane con minor consistenza numerica, diciamo. La maggior parte del gruppo resterà in Abruzzo, quindi si farà carico della sistemazione e dell'accoglienza il sistema regionale dei centri di accoglienza straordinari delle 4 prefetture, e anche 10 minori non accompagnati resteranno tutti in Abruzzo, e una quota inferiore sarà destinata a regioni limitrofe. Sulla nave verranno effettuati i controlli da parte della Capitaneria di Porto per verificare eventuali violazioni alle leggi vigenti. I migranti sono stati subito trasferiti nell'area allestita in Contrada Tamarete, dove c'erano numerosi operatori volontari della Croce Rossa di Chieti. Massimo Montebello, presidente della Croce Rossa e Comitato di Chieti, che gestisce tutte le operazioni anche al centro allestito a Tamarete. Sì, nei giorni scorsi è stato firmato il protocollo d'intesa con la prefettura, che ha recepito un accordo quadro stipulato tra il Ministero degli Interni e la Croce Rossa a livello nazionale, dove sotto il controllo e il coordinamento della prefettura gestirà le operazioni di sbarco e la struttura che è stata allestita in zona Tamareti. Ci sarà una zona dove sosterranno per pochissime ore prima di essere trasferiti con gli autobus. Le operazioni si sono concluse all'alba. Dopo una lunga notte è arrivato il nuovo giorno e per i 128 profughi la speranza di una nuova vita.